Un anno è un'era geologica nel mondo del gaming, e soprattutto nell'ultimo paio di generazioni, i trend si sono alternati alla velocità della luce, allineando decine di produzioni su determinati generi. Dal 2017 è il momento delle Battle Royale, che hanno visto in PlayerUnknown's Battlegrounds, per gli amici PUBG, il primo esponente, la scintilla che ha dato il là a un vero e proprio fenomeno di cultura pop come Fortnite e a svariati cloni. Tanti di questi, lo stesso PUBG, sono piovuti sul mercato in una forma incompleta, sia contenutisticamente che tecnicamente, in accesso anticipato con la promessa di uscirne nel giro di qualche mese perfezionati sotto entrambi gli aspetti. Dopo il lancio dello scorso dicembre, è arrivato il grande giorno del titolo di Blue Hole e PUBG Corp su Xbox One. Sarà davvero filato tutto liscio per quella che possiamo considerare la prima vera release completa del gioco? Al tempo dell'Early Access emerse molto seriamente un problema di progressione. All'interno del gioco si faceva fatica a trovare uno scopo che andasse al di là della semplice adrenalina comprensibilmente percepita in una cornice survival. Seguendo l'esempio di Fortnite, PUBG ha introdotto da allora le missioni e l'Event Pass Anok, una serie di obiettivi giornalieri, settimanali o persino più a lungo termine, da completare per ottenere punti esperienza e altre ricompense per aumentare il proprio livello in game. Una struttura molto semplice e lineare, che perlomeno ha avuto il merito di dare un senso e un valore al ritorno del giocatore una volta sparito il brivido della competizione estrema. Il pass evento, a pagamento, aggiunge altre missioni disponibili per un mese e legate all'isola di Sanok. Come per quelle regolari, completando queste missioni è possibile portarsi a casa bonus come XP, incremento limitato nel tempo del battle point ricevuti, skin e altro ancora. Le ricompense offerte con il ticket non sono altro che cosmetiche, e gli stessi incentivi come punti esperienza o simili comportano un aumento di livello che ha quale conseguenza l'ottenimento di altro materiale di personalizzazione estetica. Sanok è la terza mappa giocabile in PUBG dopo Erangel e Miramar, e ha un elemento di differenziazione rispetto a queste ultime due di non poco conto. È grande appena 4 km x 4 km. Faticherete, specialmente nelle prime partite, a notare un gap sostanziale nelle dimensioni tra questa ambientazione e le altre. È l'idea alla base di Sanok a cambiare radicalmente, infatti, visto che l'obiettivo è avere una mappa con scontri più ravvicinati e veloci per rispondere all'assalto di Fortnite spogliandosi della notevole componente tattica. Lo studio coreano ha ritoccato la quantità e la qualità dei drop, per far sì che ad ogni avvio di partita i giocatori siano armati di tutto punto e pronti a darsi battaglia senza troppi preparativi. Tradotto, l'equipaggiamento giusto sia in difesa che in attacco si trova a iosa e molto prima. Visivamente, la mappa rappresenta un mix tropicale di quello che abbiamo apprezzato finora nel gioco. Ci sono un tocco esotico fornito dal resort, che costituisce una delle tappe principali per chi voglia cercare scontri campali, con linee in stile Erangel e qualche zona più asciutta vicina a Miramar. Il tutto è abbastanza familiare, ma in un titolo che fa della memorizzazione dei luoghi e dei temi ludici una necessità urgente, non possiamo dire che questo sia un grosso problema. Sul versante tecnico, PUBG Corp ha lavorato alacremente sin dal lancio, ma non possiamo dire che le misure intraprese sinora siano state totalmente efficaci. Per larghi tratti, il gioco ha comunque un aspetto old gen, ma soprattutto il framerate instabile, specie nelle aree aperte, finisce per svilire la competizione e renderla talvolta una questione casuale. Se con alcune trovate intelligenti si è riusciti a mettere la polvere sotto al tappeto nella lobby e nelle prime battute dei match, una volta nell'azione il problema persiste e paradossalmente è più serio su Xbox One X che sul modello base della console Microsoft. Giocando su Xbox One X nella nuova Sanok, non vedrete l'ora di essere al chiuso o in aree che non contemplino troppo verde. Sulle colline, ad esempio, avrete scatti e microscatti dovuti al cadere delle foglie o semplicemente alla risoluzione superiore a cui il gioco viene renderizzato. Il pop-in delle texture, o la loro resa spesso in bassa definizione, può essere ritenuto qualcosa di meramente estetico, ma il solo fatto che si fatichi a mirare in presenza di nemici o in certe aree non è accettabile adesso che siamo alla versione 1.0. La situazione è fortunatamente migliore su Erangel e Miramar, in quest'ultimo caso soprattutto perché si tratta di una location assai spoglia. Molto bene il matchmaking, praticamente istantaneo in entrambe le playlist in terza persona, e lo stesso dicasi del netcode, che ha fatto cilecca soltanto una volta durante la nostra prova su strada. In conclusione, da un punto di vista dell'ottimizzazione, la scelta di uscire entro l'anno dalla game preview non ha pagato, e speriamo vivamente che il discorso non si sia esaurito qui, negli uffici dello sviluppatore coreano. Per quanto riguarda i contenuti, però, PUBG ha effettivamente raggiunto una struttura più matura, che potrà essere arricchita nel tempo grazie agli eventi e alla componente live.